Bentornati a Nativi Americani Ieri Oggi. Continua la nostra serie di video, nostra nel senso che la faccio io, ma la vedete voi e la dedico a voi, sui nativi americani, con una particolare attenzione a quello che è il discorso di una corretta informazione sui nativi, che vuol dire anche rispetto della loro cultura, della loro attualità, e non divulgare informazioni errate. Come abbiamo già detto, sono 9 milioni e 700 mila persone nativi americani negli Stati Uniti, oltre a quelli canadesi, e non vivono più nei tipi, e la realtà è viva e pulsante, quindi ci sono università native, professionisti nativi, ci sono sfilate di moda native e ci sono anche delle realtà culinarie, quindi c'è anche quella di cui parliamo oggi, che è la cucina nativa. Oggi parleremo in particolare della cucina Lakota, che è proprio una. Ci sono anche degli chef rinomati, insomma, per quanto riguarda la cucina Lakota. Quindi è la possibilità comunque di provare. Ovviamente io mi scuso con i vegetariani, cioè adesso io vi presenterò, vi parlerò, vi presenterò tre piatti, di cui uno è vegetariano e gli altri purtroppo no. Quindi però ben sapete che popolo Lakota, i nativi americani e tutti i popoli indigeni sono nati come cacciatori e raccoglitori. Cacciatori e raccoglitori vuol dire che appunto si basavano su tutto l'ambiente circostante per sopravvivere, quindi in maniera particolare, ecco, animali, piante, vacche, e così via, insomma. Quindi partiamo dal concetto del cibo e dei Lakota. Allora, i Lakota credono che il cibo sia sacro. Quindi, nella tradizione Lakota, al cibo viene dato il giusto rispetto perché senza cibo non c'è vita. Il popolo Lakota ha sviluppato molti modi per procurarsi il cibo nell'ambiente unico in cui viveva. E gli uomini e le donne avevano dei ruoli distinti e ben definiti nel procurarsi il cibo. Quindi, dicevamo, cacciatori e raccoglitori, oltre alla carne, piante, frutti e bacche. La loro fonte primaria di cibo, come sappiamo, era il bisonte nordamericano, che forniva proteine sane e a basso contenuto di grassi. Integravano la loro dieta con altra selvaggina, con pesce, frutta, verdura, raccolti o scambiati. E scambiati con chi appunto li coltivava, delle tribù vicine che potevano essere ad esempio a nord o a ovest, in particolare dell'area, diciamo, del Sud Dakota. E il cibo, le usanze alimentari sono così importanti per i Lakota che ci sono molte storie e cerimonie che circondano i loro cibi tradizionali. Parliamo del bisonte, perché la fonte di cibo più importante per i Lakota era il bisonte americano. Pte Oyate, infatti, è il nome Lakota della nazione del bufalo, quindi Pte Oyate sarebbe proprio la Lakota Country in Lakota. Pte Ekaka è il vero bisonte e i Lakota raccontano molte storie ovviamente su queste enormi creature che anche da ritrovamenti che sono stati fatti non molti anni fa, pare che fossero nelle migliaia, decine, centinaia di anni, migliaia di anni, insomma, precedenza, insomma, avessero il loro antenato nel Bison Anticus, quindi un mammifero molto più grande del bisonte che possiamo vedere oggi.
Pensate che in tempi precedenti al contatto con gli europei si diceva che i bisonti fossero così abbondanti da poter camminare sulla loro schiena, praticamente sulle grandi pianure e dal Messico fino in Canada. Esistono almeno 17 parole Lakota diverse per indicare i vari tipi di bisonte. Alcuni nomi classificano i bisonti per età, sesso e qualità speciali. Allora, vediamo che Pte Este, ad esempio, è un bisonte di 2 anni. Pte Yuktan è un animale di 4-6 anni circa. Pte Tabloka è un toro di bisonte. Pte Winiela è una mucca. Pte Winiela Yawapi è la mucca capobranco. La mucca, questa ultima, era molto importante per i cacciatori in quanto veniva osservata attentamente prima di una battuta di caccia per capire dai suoi movimenti dove sarebbe andata poi la mandria nei successivi 2 o 3 giorni. E quando gli esploratori tornavano all'accampamento radunavano poi la gente per una grande caccia comune. Anche se il bisonte era la principale fonte di cibo, i Lakota cacciavano anche altri animali. Veniamo alla prima ricetta. Allora, iniziamo a cucinare Lakota. Allora, Wohampi è una zuppa tradizionale ancora oggi molto popolare nella Lakota Country, quindi nel paese dei Lakota. In passato veniva preparata questa zuppa con carne di bisonte, rape della prateria e blò, patate selvatiche. Oggi si prepara con bisonte o con manzo, patate o altre verdure. Se si usa il bisonte bisogna ricordarsi di diminuire il tempo di cottura, perché il bisonte ha molti meno grassi del manzo e se viene cotto troppo poi diventa duro e difficile da mangiare. Allora, gli ingredienti della zuppa Wohampi sono 3 tazze di carne di manzo o di bisonte cotta e tagliata a cubetti, 6 tazze di brodo di manzo, 3 patate medie sbucciate e tagliate a cubetti, 3 carote medie tagliate a metà, 1 cucchiaio di salsa Worcestershire, sale e pepe a piacere. Istruzioni per l'uso. Allora, bisogna aggiungere la carne cotta al brodo in una pentola e aggiungere poi le carote, le patate e la salsa. Cuocere a fuoco lento per 45 minuti. In caso si usi il bisonte, bisogna aggiungere la carne solo negli ultimi 15 minuti e poi si sala e si pepa a piacere. Salare e pepare a piacere. Allora, vediamo invece la wasna, cioè quindi il pemmican, come si prepara. Questo è un cibo sacro che viene utilizzato ancora oggi in alcune cerimonie ed è un alimento energetico tradizionale che veniva utilizzato di scorta sempre quando la carne fresca non era disponibile. Veniva usato anche on the road, cioè quando i Lakota andavano a caccia oppure stavano spostando l'accampamento. È denso, sazia molto, ma è anche facilmente trasportabile, non richiede cottura. La wasna tradizionale veniva preparata combinando carne di bisonte essiccata e pestata con polpettine di ciliegie essiccate. Il grasso teneva insieme l'impasto. È ancora oggi un metodo popolare per conservare la carne. Vediamo tradizionalmente cosa veniva fatto. Allora, per prima cosa, la carne veniva brasata o wagagayapi. Ogni donna aveva un inian gegmela o una pietra rotonda per cucinare su cui appunto cucinava. La carne poi veniva wakapapi, cioè pestata fino a ridurla in portiglia, su un inian blasca, cioè una pietra grande e piatta con una pietra più piccola usata per pestare. Il grasso fuso veniva utilizzato per sigillare questi sacchetti e in questo modo la wasna si conservava fino a 3 o 4 anni addirittura.
dicono. A volte la carne veniva mescolata con bacche macinate o addirittura con la timpsila, che è tipo la radice di pane, cioè quindi un tubero, per ottenere altre varianti della wasna. E l'intero processo dura molto tempo, cioè se si vuole poi preparare la carne, farla essiccare e così via, diciamo che ci vuole molto. Si può risparmiare molto tempo tritando la carne in un robot da cucina, che esistono anche presso i Lakota. Allora, gli ingredienti del pemmican o wasna sono: 2 tazze di carne secca di manzo o di bisonte tagliata a pezzi. Allora, la carne secca si può, diciamo, normalmente loro la facevano lasciandola al sole caldo, oppure la tagliavano a fettine sottili e la asciugavano a fuoco lento per renderla, diciamo, dura e friabile. E poi dicevamo 2 tazze di carne secca, 1 tazza di bacche dal sapore aspro tipo i mirtilli rossi, le ciliegie o i prugnoli tritate, 6 cucchiai di grasso di manzo o in alternativa la margarina vegetale. Come si procede? Allora, triturare la carne secca e i frutti di bosco in un robot da cucina, aggiungere il grasso o la margarina e mescolare fino a incorporarlo, formare il composto in polpettine e poi essiccarle in un disidratatore o conservarle in frigorifero e consumarle però entro pochi giorni. Quindi, diciamo, poi sta un po' a voi decidere come conservarlo. Io sconsiglio di conservarlo per 3 o 4 anni. E attenzione, se non volete preparare il pemmican, ma volete comunque provarlo, potete acquistare le barrette Tanka e i bocconcini Tanka, che sono barrette di wasna, di bisonte e mirtilli rossi, che sono prodotte proprio nella riserva indiana di Pine Ridge. E parliamo di frutta e verdura di base nella dieta Lakota. Allora, i Lakota raccoglievano frutta e verdura dall'ambiente circostante, ma non coltivavano direttamente, commerciavano con altre tribù che lo facevano. Allora, la patata selvatica sarebbe il blo o ognut, ed è una piccola radice bluastra che cresce in abbondanza, ad esempio, lungo il Potato Creek nella Pine Ridge Reservation. Timpsila. Allora, quello che è chiamato timpsila, il tipo principale è il breadroot, cioè la radice di pane, chiamato anche scarf pea. In realtà è un legume, un tipo di pisello selvatico. E poi c'è la timpsila amato, che è un tipo di pianta più alta, le cui radici assomigliano a dita. E poi c'è la timpsila cheyenne, che è chiamata anche biscotto del deserto. Il mais tolto dalla pannocchia è chiamato wagnu, mentre quello essiccato sulla pannocchia, dentro la pannocchia, si chiama wauwapa. Le spighe venivano arrostite nel terreno, poi le estremità venivano intrecciate e appese sul lato sud della capanna per essere essiccate. Una volta macinato, dopo l'essiccazione, il mais può essere usato anche per preparare un'altra varietà di wasna. Le bacche, un altro importante ingrediente, erano molto apprezzate dai Lakota e ve ne sono diverse varietà che si trovano nell'ambiente. Le bacche venivano raccolte, poi pestate, impaniti piatti ed essiccate, e venivano anche trasformate in woyapi o sugo di bacche. Questo sugo veniva tradizionalmente addensato con farina di timpsila o foglie di mirtillo.
Arriviamo al quello che è invece il piatto vegetariano dei Lakota ed è il wuyapi. Il wuyapi è una zuppa di bacche tradizionale e prima del contatto con gli europei il wuyapi veniva preparato con polpettine di mirtillo essiccate e tipsila, la rapa della prateria di cui abbiamo parlato prima, essiccata e polverizzata come addensante. Oggi il wuyapi si prepara con una varietà di bacche, che siano esse fresche, congelate o in scatola. E in generale si usa per lo più l'amido di mais come addensante. In questa ricetta utilizziamo le bacche congelate. Allora, gli ingredienti sono un sacchetto da 5 libbre, che sarebbe circa 2 kg, di frutti di bosco congelati, quindi ciliegie, mirtilli, prugnoli o frutti di bosco misti, 2 tazze di zucchero o a piacere, 8 tazze di acqua, 4 cucchiaini di amido di mais sciolto in acqua fredda e a questo punto partiamo. E si mettono i frutti di bosco sul gelato in una pentola con acqua e si fanno sobbollire scoperti finché non si ammorbidiscono, ci vuole circa un'ora. Poi si schiacciano con uno schiacciapatate, ad esempio, va benissimo. Si aggiunge l'amido di mais sciolto lentamente mescolando e a questo punto il wuyapi è pronto. Può essere gustato sia caldo che freddo e un modo preferito di mangiare il wuyapi nella Lakota Country è con il fry bread, il famoso classico pane fritto, di cui oggi non diremo la ricetta, ma che comunque è molto molto popolare, come ad esempio l'Indian taco, insomma il taco indiano, di cui magari parleremo in un'altra occasione. Vediamo se queste ricette vi piacciono, se questa tematica vi piace, e poi ne parliamo ancora. Ecco, i benefici del ritorno a una dieta tradizionale. Come possiamo vedere, i Lakota hanno sviluppato molti modi per ottenere cibo dal loro ambiente e quindi appunto carne, soprattutto di bisonte, verdure, frutta, altri alimenti vegetali. Questa dieta tradizionale è in netto contrasto con quel cibo che il governo degli Stati Uniti ha iniziato a inviare nelle riserve per adempiere agli obblighi dei trattati. Infatti, quando poi ogni tribù cedeva le loro terre per purtroppo rinchiudersi nelle riserve, diciamo che uno degli accordi poteva essere denaro, potevano essere diciamo vari benefici, vari benefits che venivano offerti alla tribù, ma c'era anche la fornitura di cibo ed è una pratica che va avanti ancora adesso, per lo più è cibo conservato, era cibo conservato, quindi ad esempio la farina che all'inizio racconta Eastman in uno dei suoi libri, dice: non sapevamo cosa fare della farina, quindi in realtà le donne prendevano i sacchi di juta in cui erano contenute era contenuta la farina e ci facevano delle camicie per i ragazzi, ecco, proprio per dire che la farina era qualcosa di assolutamente sconosciuto, insomma. E ecco, quando a un certo punto non c'erano più bisonti, perché si erano, come sappiamo, alla fine dell'Ottocento si erano estinti e i Lakota potevano contare solo su alimenti conservati, furono costretti a passare da una dieta sana, naturale, ricca di proteine, a una dieta malsana, innaturale e ricca di carboidrati. E infatti prima degli anni 30, ad esempio, il diabete era sconosciuto nelle terre dei nativi americani e quindi proprio questa nuova dieta malsana creata dall'essere rinchiusi nelle riserve e dal cibo dato dal governo, di cui magari anche di questo potremmo parlare in questi giorni, le relazioni di cibo come avvengono anche oggi.
questa dieta ha portato appunto all'epidemia di diabete che si registra oggi e che è veramente catastrofica nelle comunità native americane. E sarebbe davvero un'ottima cosa se potessero ritornare a mangiare una dieta più sana e tradizionale, insomma, anche se poi ecco, sappiamo che ci sono ecco, tipo il fast food, varie cose, le patatine fritte, gli hamburger sono diventati tra i must anche insomma, della Cota e dei nativi americani. In generale. E chiudiamo con un accenno a Sean Sherman, che è uno chef Lakota. È un pluripremiato autore di libri di cucina e attivista ovviamente per i diritti della sua gente. Lakota, appunto. Ha ricevuto recentemente il premio Julia Child nel 2023 e praticamente questa fondazione concederà una sovvenzione di 50.000 dollari alla North American Traditional Indigenous Food Systems. È un'organizzazione fondata da Sherman dedicata a affrontare le crisi economiche e sanitarie che colpiscono le comunità native, cercando di ristabilire le abitudini alimentari dei nativi che in fin dei conti sono state completamente sovvertite da non più di 150 anni, in realtà 120-150 anni. Questo finanziamento andrà a sostenere il Food Lab, Indigenous Food Lab, che è un centro di istruzione e formazione che lavora per sviluppare e sostenere le cucine e le imprese alimentari indigene nelle comunità tribali. Quindi è molto importante, insomma, perché aiuta quella che è la rivitalizzazione culturale, nutrizionale ed economica dei nativi. E quindi questo lavoro di Sean Sherman è sicuramente un lavoro molto importante. Per questa puntata è tutto, io vi ringrazio, vi saluto e alla prossima. Grazie.